Amici di Formula Italian Team, buonasera e benvenuti sul circuito del Paul Ricard per l'ultimo appuntamento della Summer League 2023-2024 dalla cabina di commento che vi parla il buon Simone Fracchiolla in Artes Dem. Questa sera in cabina di commento con me abbiamo il santissimo Mattia del Corso, ovvero Tia Prince. Ciao Mattia, buonasera. Buonasera, buonasera a tutti gli ascoltatori della Formula Italian Team. E ovviamente a fianco a noi c'è anche il buon Marco Luconi. Ciao Marco, buonasera. Ciao Simone, buonasera a tutti ragazzi. E dunque, ultimo appuntamento per questa summer, prima ovviamente della lunga pausa estiva, per poi lanciarci a settembre per le pre-season della stagione nuova che stiamo aspettando con ansia su questo gioco. Ma c'è ancora da decidere un piccolo titolo, diciamo, di questa summer, che in questo momento se la stanno giocando ancora i buon Fabio il Surname e Shumi Legend, così come l'anno scorso si sono lottati questa summer. Caro Mattia, vediamo ovviamente su una pista che è, secondo me è anche una molto una pista treino, diciamo, soprattutto con i lunghi rettilinei che ci sono su questa pista. Sì Simone, in questo momento ci siamo delineati su questa linea nella maggior parte delle piste, anche se devo dire quest'anno Francia è un'ottima pista da guidare se non fosse completamente un asfalto, perché con la ghiaia sarebbe veramente una pista molto bella, soprattutto con layout alterabili, essendo che questa pista ha molte opzioni nel suo stesso circuito. Ma in questo momento sì, può essere una gara a trenino, può essere un liberiamoci del gruppo, insomma sarà una gara molto interessante, soprattutto perché la strategia è abbastanza delineata, i valori vedremo pilota per pilota, ma soprattutto speriamo di divertirci. I piloti adesso si vanno a posizionare sulla griglia di partenza, come vedete le gomme sono tutte medie tranne per Tex e Gallians, che Tex che andrà con la gomma rossa e Gallians con la gomma hard. Ci siamo con i piloti là in fondo che si vanno a posizionare, ovvero Giovi e Cesco con la Ferrari e l'As che si vanno a posizionare nell'ultima piazzola. Ecco i piloti che si vanno a preparare con le luci rosse che si accendono. E via, parte il Gran Premio di Francia con un buono spunto da parte di Fabio, che tiene la prima posizione. Subito dietro viene invece attaccato da J-Sport, però sembra essere tutto tranquillo per il momento il gruppo, con Fabio che tiene la prima posizione, dietro J-Sport, secondo poi Shumi, Marco Ganu e una McLaren dovrebbe essere quella di Vampyr, infatti è proprio così, con i piloti che sembrano essere usciti bene. Dietro c'è un po' di bagarre con Giovi, che è risalito tantissimo assieme anche a Cesco, che si trova in quarta quattordicesima posizione con la As, e quindi un avvio diciamo abbastanza pulito, caro Mattia, in questa prima fase di partita. Attenzione perché dietro c'è Michael che va all'attacco di Vampyr alla chicane. Mamma mia, ancora side by side tra i due, alla fine Vampyr resiste, tiene la quinta posizione. Sì, attenzione perché si iniziano a fare delle piccole spaccature. Vampyr non deve perdere il treno di Marco Ganu, che se no rischia di far rimentare una gara solo a tre in questo momento, essendo che i piloti rispettivamente di As Fabio, Ferrari J e Shumi Legend Alpine stanno iniziando un po' a martellare. Questa sarà importantissima. Attenzione, Vampyr perde delle posizioni, errore. Sì. Attenzione perché sto un attimo controllando la connessione nostra, perché sembra, ok, adesso sembra essere tornata a posto, probabilmente un calo di potenza per la live, ma comunque adesso sembra essere tutto regolare. Sì, come dicevi te, adesso Vampyr è sceso in settima posizione, ma intanto questo gruppetto là davanti sta volando via, perché in questo momento Marco Ganu ha un secondo e uno di vantaggio nei confronti di Michael, quindi questi quattro se ne stanno andando via. Fabio, Jay, Shumi e Marco Ganu in questo momento sono i primi quattro che in questo momento se la possono giocare. Sì, bisogna stare attenti a non perdere il trenino, come abbiamo già detto più e più volte, è una gara che sarà così, un treno continuo. Fare spaccature, battaglie inutili non serve, l'importante sarà anche gestire bene la gomma e decidere nel momento giusto il fermarsi, montare la gomma rossa e cercare di fare quell'undercut che porterà il tuo avversario fuori dal DRS, sempre se
sarà fattibile. Sempre se sarà fattibile, infatti attenzione perché in questo momento qua davanti sembra che se ne stiano dando, con Fabio che sembra non riuscire a scappare, Jay rimane incollato, ma ovviamente in questa pista è difficilissimo scappare, soprattutto anche su questo gioco. E quindi adesso in questo momento anche Michael, anzi Michael ha perso la posizione su Tukumi che è salito in quinta posizione, quindi pilota della di stasera della alla, aiutami te, Tia, Aston Martin, della no, della Williams, è riuscita a riguadagnare la posizione sul pilota dell'Alfa Tauri. E in questo momento è 1-1. Adesso si potrà utilizzare il DRS, quindi sarà un po' difficile poi per il gruppetto di dietro riuscire a tenere il passo dei primi quattro, che in questo momento sembra avere una marcia in più rispetto a tutti quegli altri. E attenzione, in questo momento i piloti di testa non stanno neanche sfruttando l'energia elettrica che hanno a disposizione, la batteria è ancora pienamente carica nonostante il vantaggio che in questo momento sta cercando di recuperare Tukumic, che si ritrova comunque con quasi la batteria finita. Attenzione, qua sarà importante anche la gestione dell'elettrico, perché è vero che c'è DRS, ma è anche vero che è importante avere la batteria per strappare al momento giusto. Infatti Marco Ganu sta cercando un po' di sfruttare al massimo la sua energia per non perdere il trenino, perché gli manca veramente poco per uscire dal DRS. Vediamo, perché in questo momento Tukumic ha dato tutta fonda alla sua batteria ibrida per riuscire a rimanere incollato a Marco Ganu e non perdere questo trenino. Però in questo momento ancora una volta sembra essere praticamente a pelo. Là davanti Fabio continua a tenere la prima posizione considerando il DRS di J-Sport. Sembra una fase di studio, caro Mattia, anche perché conoscendo Jay non penso che si metterà davanti per fare passo e riuscire ad andare via. Secondo me lo studierà proprio per poi alla sosta in box superarlo e riuscire ad andarsene via. Ma Jay Sport l'abbiamo attenzione detto, c'è una bandiera gialla, si è girata una Mercedes. Dovrebbe essere Tex, sì, infatti in fondo al gruppo il pilota della Mercedes. Probabilmente un errore per il pilota di questa sera. Sì, invece tornando a quello che stavamo dicendo, abbiamo conosciuto Jay Sport, attualmente il campione della Master League, come un pilota comunque intelligente e bravo nella gestione gomme, quindi essendo che quest'anno sarà molto importante anche questi aspetti qui, la gomma, la scelta, anche il timing di sosta, perché qua abbiamo già detto che comunque la sosta sarà quella che spaccherà il gruppo, come allo stesso tempo può rompere indugi nel cambio di posizione tra piloti di testa ma anche centrogruppo, quindi sarà fondamentale vedere adesso. Intanto piccolo lungo di Fabio, sì, non so se aprirà una porta Jay, ma adesso sarà importante vedere giro dopo giro come si evolverà il ritmo, cosa decideranno di fare i piloti di testa e il momento di fermata, che dovrebbe essere intorno al 10º-11º giro, correggimi se sbaglio. Sì, penso di sì. Intanto dietro vediamo un po' il battaglia, anche perché c'è Drago Lievitato che in questo momento sale in 15ª posizione, si sbarazza della Alpine di Ricky Beats, si porta in 15ª posizione, e anche l'altra Aston Martin, quella di Dilegge, affiancato da Cesco, sta guadagnando posizione, sta risalendo anche lui in classifica. Sì, anche il pilota Aston Martin, Luigi Dilegge, anche lui sta cercando di fare la sua gara, il trenino davanti da Giovi è lontano solo un secondo e tre, in questo momento ha già recuperato 3 decimi. Devo dire che in questo momento comunque la cosa che si può notare in maniera importante è come i piloti davanti non abbiano neanche sfruttato un qualcosa della loro batteria ibrida e stanno comunque facendo un ottimo ritmo rispetto a tutto il gruppo che è quasi anche alla fine. Cioè è impressionante come quest'anno questi piloti, chiamiamoli futuri piloti Master League, perché bisognerà anche vedere le loro scelte, ma stanno facendo veramente vedere come si guida su questa pista, come si guida su questo gioco. Shumi, Shumi rompe gli indugi. Sì, attenzione perché arriva velocissimo e affianca anche Fabio fra poco la staccata. Invece alza il piede e ricordiamo che Shumi è in battaglia per questa Summer League, è in testa per il momento alla classifica piloti di questa Summer, però anche cioè non gli va a genio riuscire a arrivare dietro a Fabio, vuole provare a portarsi a casa anche questa vittoria. E ti faccio continuare il discorso di prima. No,
possiamo solo aggiungere che questa può essere una manovra che ci potevamo anche aspettare, perché i piloti di testa devono anche poi strappare. Attenzione, scusami, F probabilmente si è girato, il pilota mi ha... Sì, ha perso molte posizioni. Continua pure. Sì, è andato leggermente lungo e ha dovuto lasciar passare il gruppo. Invece queste sono le manovre che ci dovremmo anche aspettare, perché comunque tagliare un po' il ritmo, cercare di metterti tu davanti, può anche permetterti un altro tipo di gestione, anche perché la sosta non è lontana, mancano 4 giri e essere davanti paga. O anche stare nel secondo, perché ricordiamoci, comunque la sosta non è così lunga, ma allo stesso tempo il grip che ti dà subito la rossa ti permette di fare un undercut di quasi oltre un secondo, che è quello che necessita al pilota dietro l'attivazione del DRS, e qua perdere il DRS significa perdere tempo. E intanto Fabio un po' ha allungato rispetto a Schumi, un pochino, ma col DRS guarda quanto riesce a ritornare sotto, quindi non va a perdere assolutamente niente il pilota della PIN nei confronti del pilota AS di Fabio il Surname, che diciamo che Fabio in queste ultime gare ha corso un po' di più con questa AS, che è la macchina preferita dal buon Schumi Legend, che lui spera anche di correre anche per il prossimo anno con questa vettura, e ovviamente sperando anche di rivedere anche il buon Fabio il Surname corre anche nelle nostre categorie, i nostri quattro campionati. Però diciamo che ancora non sappiamo se riuscirà ad esserci, però lo speriamo. Intanto la battaglia continua per il primo posto, con Fabio che in questo momento continua a scappare via nei confronti di Schumi Legend. 6 decimi, adesso 7 decimi. Sembra che Schumi in questo momento stia avendo un po' di problemi di trazione, Mattia, perché lo vedo che... Sì, è vero che c'ha il DRS, però fa un po' fatica. Guarda, in questo momento quello che possiamo dire è che intanto Tukumic è riuscito a rientrare sul gruppo di testa, è riuscito quindi a mettersi in zona DRS. È che Fabio ha provato a dare un piccolo strappino vedendo la manovra di Schumi per eventualmente capire se ce ne fosse di margine per allungare, ma si è reso conto che talmente è forte quest'anno la scia e il DRS che è un po' difficile allontanarsi qualora ci sono piste come queste. Francia, lo sappiamo, è praticamente un continuo di rettilini. Attenzione, Drago l'ha evitato? È saltato dalla lobby, è crashato. Aia. Eh sì, perché ancora in pista è il bot probabilmente, quindi non credo sia stato un ritiro, ma sia stato un problema di connessione. Infatti il bot continua a correre, è peccato per il buon Drago Lievitato. È tornato a correre nei nostri campionati fit già dalla ultima gara di campionato di quest'anno, e purtroppo questa non ci voleva per lui. Speriamo anche che risolva il più presto possibile i suoi problemi di connessione. Intanto davanti ho visto che Kaisermat ha passato Salvo Foti, e anche Di Legge sta succedendo un po' un casino. Attenzione, perché Vampir ha preso tantissime posizioni. Poi ho visto una vettura girarsi. Occhio, perché c'è un gruppetto incredibile qua davanti a Vampir, con Cesco, Di Legge, Salvo Foti e Kaisermat con Di Legge all'esterno. Intanto Drago Lievitato è rientrato. Occhio, perché sono 1, 2, 3, 4, sono 6 vetture, 6 vetture con Giovi che è riuscito a riguadagnare addirittura la settima posizione. È veramente caos in questa metà classifica di piloti. Sì, diciamo che allora in questo momento Vampir ha perso nella percorrenza, ha perso la macchina ed è finito fuori pista, ha lasciato passare il gruppo e poi è rientrato in maniera corretta e pulita. E poi il gruppo in questo momento dall'ottavo al dodicesimo si trovano in meno di 2 secondi, tutti col DRS, anche se in questo momento Vampir sta facendo un po' fatica a tenere il gruppo di testa. Intanto c'è una bandiera gialla, non so se si è girato... Ah sì, si è girato Tex. Peccato, attenzione, scusami, perché c'è Di Legge che sta puntando... Salvo Foti sta lampeggiando, è l'unico di questo gruppetto a lampeggiare. Di Legge invece è ancora pieno di batteria ibrida e potrà utilizzarla qui e sfruttare la potenza della sua Aston Martin e passare Salvo Foti, e va dentro e passa il pilota del Bull. In questo momento il pilota Aston Martin sta recuperando parecchie posizioni, adesso si trova sulla coda di Kaisermat su Alfa Romeo, che a sua volta è nella coda di Giovi con Ferrari.
bisogna dire che in questo momento comunque anche il gruppo di testa si è un po' calmato, anche se credo a breve basto comica un po' presto, un po' troppo presto, a meno che non decida di gestire meglio la gomma, ma entrare adesso o monti bianca o vai per una rossa in gestione è un po' difficile ma non impossibile. Ne parlavamo prima con il buon J-Sport, si può tentare l'azzardo rossa, ma quanto fa chi lo vedremo in pista rossa. Anche per tu si dovrebbe ritrovare in zona pulita, dovrebbe essere in zona pulita Tukumi, quindi può spingere quanto vuole. Ma la rossa 10 giri al 35 li fa? Sì, li può fare, ma non sappiamo nel finale quanto può essere il decadimento, anche perché in questi giorni abbiamo anche approfittato con il buon Luca Flaminio, che salutiamo, perché oggi purtroppo non può essere con noi. E, abbiamo fatto anche delle prove sul 100 e bisogna dire che queste gomme, rispetto a quello che abbiamo detto a Las Vegas, iniziamo adesso a capirci di più e credo sia un gioco molto più tarato per il 100. Anzi, credo proprio che questo gioco possa permettere quello che poi chiedono anche nella realtà negli anni, cioè di fare più soste, di evitare sempre di andare sulla gomma più dura, perché la gomma più dura non è la gomma per forza migliore di tutte. Vedremo ovviamente poi l'accento, perché in questo periodo abbiamo visto soltanto 35-50 le gare sui nostri campionati, ma anche per cercare di testare il nuovo Formula 1, che diciamo si sono fatti già un'idea per il nuovo capitolo di quest'anno e soprattutto anche per l'anno prossimo come sarà il gioco. E torniamo intanto un attimo in pista, perché vedo un Shumi Legend veramente aggressivo nei tubi di scarico di Fabio e continua a mantenere la leadership di questa gara. Intanto dietro Drago lievitato, risalito in undicesima posizione, con Michael che è sprofondato perché è entrato ai box, quindi vediamo. Attenzione qui che Fabio dovrebbe aver fatto un piccolo errore in uscita, Shumi, vediamo se riesce a ricollegarsi, ma penso assolutamente di sì, perché qua il DRS è veramente troppo potente. Fabio sta cercando di tirare, ma invece Shumi ritorna col DRS. Vedete quanto è potente la, soprattutto la scia. 2 decimi addirittura, 7 decimi, ha guadagnato 5 decimi sul dritto Shumi. Non so se è scarico perché ha utilizzato la batteria, questo non lo so, però è riuscita a ritornare a recuperare quel distacco di prima. No, possiamo dire quest'anno che l'effetto scia è molto potente, il DRS altrettanto, quindi anche un assetto aerodinamico più carico non per forza sfavorisce la macchina o anche il recupero, è più una questione legata a quanto ibrido consumi e quanto ibrido recuperi. Anche se bisogna dire che forse è arrivato il momento della sosta per i piloti di testa, io non so se Fabio entrerà già questo giro, no? Prosegue, come anche J-Sport e Shumi alle sue spalle, Marco Ganu li segue. L'unico che rimane adesso da capire è Kumik, che in questo momento si ritrova quasi sulla coda di F, e vediamo se il pilota della Williams riuscirà a recuperare e quanto sui piloti di testa, anche perché Michael non è poco distante da lui e ha fatto anche lui sosta. La fatica intanto in questo passaggio Shumi a rimanere incollato a Fabio, in trazione sembra averne molto di più Fabio rispetto a Shumi, ma qui ovviamente DRS fa tanta differenza e quindi riesce a stare incollato. Intanto dall'elettrovia ho visto ancora che Drago Lievitato ha guadagnato un'altra posizione su Ricky Beats, si è portato in decima posizione. E per quanto riguarda le soste, io ti dico ancora 3 giri, poi si fermeranno per mettere la rossa. Scommetto che, allora, quello che secondo me tirerà di più la gialla è J-Sport. Secondo me sarà lui quello che tirerà molto di più la gialla. Attenzione a Shumi, che ha dovuto anche chiudere il DRS qui per cercare di evitare il tamponamento su Fabio. Vediamo come si svolgeranno in questi passaggi. Attenzione, bandiera gialla al secondo settore. Lungo di Pier Joker. Occhio, Shumi dentro. Oh, all'interno di Busseo. Mamma mia, dove si è infilato l'Alpine. E attenzione, perché potrebbe essere un segnale per dire adesso entra in box per primo e vado via io. Attenzione, potrebbe essere un bel segnale per Shumi Legend. Vediamo se questa è l'intenzione. Infatti freccia a destra per il pilota Alpine, va dentro i box. Va dentro i box Shumi. E quindi diciamo che secondo me era proprio questa l'idea. Entro, ti sorpasso ed entro per prima i box, in maniera tale che poi
posso uscirti davanti il più possibile, ma attenzione perché poi chi ha la gomma più fresca dopo può recuperare. Vedremo intanto dove rientra anche Shumi Legend. Io non so cosa stia facendo Tex, adesso è ripartito. Io non so se questa mossa di Shumi possa pagare, perché può rischiare di uscire attaccato da Tukumik, che c'è poco poco gli è mancato al pilota Williams per recuperare sul pilota Alpine. Quindi adesso vediamo un po' se con la strada con strada libera Shumi riuscirà a recuperare. Ma attenzione, G-Sport passa davanti a Fabio. Sì, andiamo a vedere. Ma i piloti così fanno il gioco di Shumi Legend. Fanno il gioco di Shumi Legend. Attenzione, attenzione, perché vediamo un attimo, perché adesso in questo momento, allora attenzione, perché se tu come hai guadagnato così tante posizioni, attenzione ancora bandiera già nel secondo settore, primo settore, forse un lungo di un pilota. Dicevo, se tu come hai guadagnato così tanto nei confronti di Shumi, e tu come aveva 2 secondi, secondo me può essere una buona carta per Shumi Legend. Adesso attenzione, Skoda anche in uscita qui Fabio. Vediamo se J-Sport mette la freccia oppure continua J-Sport. Continuano tutti e tre là davanti, vogliono avere la gomma fresca nel finale, o vogliono più che altro sperare una safety, e questo potrebbe essere anche un gioco. Tukumik 3 secondi, intanto anche lui finisce nella lista di penalità, dei piloti con le penalità. Entra in box Cesco. Sì, credo che in questo momento i piloti di testa stiano cercando o di sfruttare il DRS e uno passa, l'altro tira e, via, e viceversa, oppure stanno più puntando su un crollo finale della gomma. Ma attenzione, perché adesso arriverà sicuramente Shumi Legend. Andiamo a vedere anche il distacco dal pilota di testa. 19 secondi il distacco tra Shumi e J-Sport. Vampir intanto ha fatto il giro veloce con la rossa. Fabio non va a passare J-Sport, addirittura è rimasto dietro. Simone, attenzione, si sta rannuvolando. Sì, è vero, è vero. E i piloti abbiano capito che questa gomma è da tirare, perché si può andare su una gomma intermedia. Mi sembra un po' strano. 6 giri? Può piovere? Chi lo sa? Lo sanno solo i piloti, perché purtroppo noi con questi eventi non possiamo sapere il tempo della gara. Soltanto in campionato possiamo sapere se arriverà la pioggia o no. Un lunghino un po' di J-Sport qui in uscita. Vediamo un attimo se adesso metteranno la freccia i pilati. Continuano invece, sia Jay che Fabio, secondo me continuano. Continuano tutti e tre. Continuano tutti e tre, quindi a mio parere di vista io penso che quello che hai detto tu, perché mancano 6 giri e potrebbe arrivare la pioggia, potrebbe arrivare. È l'unica opzione, perché hanno 18 secondi di vantaggio, che adesso diventano quasi 17-8 su Shumi Legend, quindi o piove o per loro la gara è persa. Il pilota Alpine si è preso un rischio a questo punto, se le indicazioni sono queste. Però risponde. Però risponde. Siamo attenti sugli onboard e vediamo un po' cosa può succedere. Certo che una pioggia negli ultimi 3 minuti, gli ultimi 3 giri, significa che deve piovere tanto, deve bagnarsi subito la pista per non dover per forza, ricordiamoci, dal regolamento montare una gomma di compound diverso, se no si rischia di andare in squalifica. Fabio intanto ha provato adesso ancora a farsi vedere nei confronti di J-Sport, ma ancora una volta non vuole attaccare il pilota della Ferrari. E bisognerà vedere, io diciamo... chiedo a te di controllare un attimo le onboard. Intanto Shumi passa Drago, lievitato, e si porta in 8ª posizione. Chiedo a te di controllare un attimo le onboard dei piloti, se arriverà la pioggia oppure no, per vedere se magari il tuo ragionamento è giusto e corretto, ma soprattutto se anche il ragionamento dei piloti che sono davanti è giusto, perché così facendo Shumi sarebbe davanti praticamente con un distacco incredibile sui primi tre. E adesso vediamo se Jay mette la freccia. No, continua anche allora, Fabio. Si giocano la carta della pioggia. Sì. Sperare che ci sia una bella pioggia che costringa tutti ad andare su intermedia. Certo che giocarsi quest'azzardo, siamo solo alla summer. Fa vedere che i piloti hanno voglia di competizione. Stanno cercando di battagliare fra loro anche senza esclusione di colpi. Sì, intanto stiamo vedendo anche l'usura delle gomme. Fabio al 62% rispetto a Marco Gano che è al 57%. Piove! Piove! Aia! E aia!
allora avevamo ragione, avevi ragione sul fatto della pioggia. Sta piovendo fortissimo adesso. Ehi, cos'è? È venuto giù la cascata. In questo momento potrebbe essere... Mamma mia, quanto piove! Quanto piove! Allora, in questo momento abbiamo due situazioni, media usata, rossa nuova. Se questa pioggia non va a aumentare, ma mi sembra che i tempi stiano già iniziando ad alzarsi, vedo i piloti che già... Mamma sì! Di più no. Piove! Mamma mia! Questo no, assolutamente. Credo che in questo momento i piloti dovranno rientrare per una intermedia. La piove! Alzano pure l'acqua, attenzione! Mamma mia, come si è andato a bagnare subito? Va bene al 35%, però signori, guarda qua! Guardate qui! Mamma mia, che colpaccio! DRS, vabbè, Fox, signori! Che colpaccio dei piloti di testa! Intanto si è girato Michael. Si è girato Michael, che brutta colpo per Shumi Legend, che da praticamente laggiù dovrà fermarsi ai box e mettere l'intermedia e perdere così. Ci sono ancora un po' problemi di connessione per quanto riguarda la live. Ok, adesso siamo ritornati. E ok, detto questo, comunque vediamo allora che sono entrati tutti ai box per montare le intermedie. E adesso là davanti J-Sport farà il passo da leone, perché attenzione, J-Sport su questa pista, soprattutto sul bagnato, è il mago di questa pista, diciamo, perché è sempre andato forte sul bagnato su questa pista, e quindi per Fabio sarà veramente difficile tentare di tenere. Infatti adesso sia Fabio che Jay hanno un po' tirato nei confronti di Marco Ganu, hanno messo un tesoretto di 2,5 secondi sul pilota Alfa Romeo. Dietro Giovi, che è quarto, che è partito in fondo al gruppo, si trova praticamente a 16 secondi da Marco Ganu, 18 da Jay. Guarda, Jay se n'è andato, Jay se ne sta andando, tia. Sì, no, ma veramente facciamo i complimenti ai piloti di testa, ma anche e soprattutto a Giovi, Luigi e Kaiser Matt, che non hanno assolutamente, anche a Drago, hanno aspettato a far sosta e hanno guadagnato sul gruppo che si era fermato. Quindi veramente ottima intuizione da parte dei piloti di testa, ma anche i piloti che li seguono hanno fatto un capolavoro, soprattutto vedendo l'entrata box. È stato un qualcosa di assurdo vederli completamente di traverso, gomma finita, condizioni al limite. È veramente una bella Summer League in questo momento. Assolutamente, speriamo anche di vedere queste cose anche nei nostri campionati, nelle categorie di tutti questi piloti che stanno veramente dimostrando di essere di grande livello, non soltanto i piloti di Master, ma anche i piloti delle altre categorie Pro e Sport. Li vedremo ovviamente un anno veramente incredibile, come lo è sempre stato in ogni anno, e quindi ci sarà da divertirsi. Intanto mancano due giri in questo momento. J-Sport sembra aver perso qualcosina, Fabio è ritornato sotto a 9 decimi, però il problema è che non c'è il DRS, quindi è tutta questione di scia e di trazione per riuscire a passare il pilota davanti. Jay ancora un secondo di vantaggio sui confronti di Fabio, però qua ricordiamo che Jay è sulla pioggia, se si tratta di la pioggia sotto pista, è il mago del Paul Ricard, è il mago anche di Portimao, possiamo anche dire così. Però sta dando lo vedere. Conosciamo per essere molto bravo con la gestione e su questi tipi di attenzione. Luigi tacca Giovi. Sì. Oh, ancora side by side dietro Giacomo che fa da spettatore. E dentro di legge nei confronti di Jason. Sì, scusatemi, di Giovi. Ancora però, attenzione, side by side arrivano alla staccata. Qui non si fa in pieno, qui non si può fare in due. Infatti Giovi alza il piede saggiamente, vediamo se arriva Shumi Legend e riuscirà a passare Giovi. Giovi ancora all'interno nei confronti di legge, non c'è spazio però per passare, vanno un pochino larghi, la fanno più tonda Shumi e Giovi. Mamma mia di legge, di traverso l'ha messa questa macchina, mamma mia. Sì, intanto bisogna comunque sottolineare che, come abbiamo detto, ci sarà veramente da divertirsi in tutte le nostre categorie. Ci sono piloti quest'anno molto interessanti. Speriamo anche che, visto che abbiamo parlato della pioggia, il nostro Marco Lugoni ci possa aiutare in alcune gare a portarla, per farti divertire un
poi un po' più, perché comunque la pioggia è sempre un elemento di spettacolo. E Marco, lo sappiamo, è fenomenale nel portarla qua su Formula Italia TV. Volentieri. No, vabbè, torniamo un attimo a noi con in questo momento ancora Shumi Legend che sta braccando Giovi sul dritto. Vediamo adesso se riuscirà a passarlo. Però dovrà utilizzare tutta la batteria ibrida del pilota, infatti affianca il pilota della Ferrari e va a passare Giovi e si porta in quinta posizione. Tutto sommato comunque Shumi non ha perso tantissime posizioni. Sì, è vero, è fuori dal podio, però comunque è riuscito a mantenere punti importanti per poi chiudere questa gara, che adesso siamo ormai quasi all'inizio dell'ultimo giro, con J-Sport davanti, Fabio il surname secondo e Marco Ganu terzo. Attenzione lungo qui Shumi Legend alla Busse, poi arriva Giovi, che continua a rimanere dietro, lungo anche di Giovi, adesso la pioggia si fa sentire. Bisogna dire che queste condizioni sono un po' al limite, ma ancora del tutto utilizzabile in intermedia. Forse un ultimo giro un po' tirato, vedremo, ma ormai i piloti di testa stanno già quasi per completare il primo settore e andare verso gli ultimi due, che poi porteranno J-Sport a vincere questa gara. Bisogna anche dire che però l'azzardo di Shumi non ha pagato. Lui in questo momento, se si sta giocando la Summer League, non aveva necessità di fare questa cosa, però posso anche capire che in questo momento bisognava sbaragliare le carte, cercare di trovare qualcosa di diverso. È vero che in questo momento bracca di legge, però in questo momento il pilota Aston Martin credo ne abbia per resistere all'attacco di Shumi. E poi vedremo gara 2, ricordiamoci, a gara 2 50% a griglia invertita, primi 12. Vedremo un po' le strategie, che cosa ci può portare una competizione al 50, e chissà che magari non capiti la pioggia pure lì. Bisognerà vedere. Intanto arrivano J-Sport e Fabio Surname, stanno affrontando le ultime 4 tornate per riuscire poi a chiudere questa prima gara del nostro ultimo appuntamento con le Summer League qui al Paul Ricard. Arriva J-Sport, penultima curva per il pilota della Ferrari, il campione della Master League. Va ad affrontare l'ultima curva e passa sotto la bandiera a scacchi. J-Sport VR46 vince la prima gara di questa Summer, di questo Gran Premio di Francia del Paul Ricard. Secondo arriva Fabio, il surname. Poi attendiamo Marco Ganu, che arriva in questo momento e taglia per la terza posizione. Torniamo un attimo dietro perché c'è Shumi che si sta cercando di far vedere nei confronti di Di Legge. Shumi è molto agguerrito. Vediamo adesso in trazione, ma ovviamente ne ha molto di più Di Legge, che porta a casa il quarto posto. Shumi Legend arriva in quinta posizione, sesto Giovi, grandissima rimonta da parte del pilota della Ferrari dall'ultimo posto, e poi Drago lievitato anche lui, considerando la posizione dove era, anche lui è partito nelle retrovie e anche a causa anche del crash della sua connessione è arrivato settimo, poi Kaisermatt ottavo, Salofotti nono, Cesco decimo, Tuchmink undicesimo e Michael dodicesimo. Questi sono i primi 12 che partiranno, che saranno ovviamente la griglia invertita, quindi Michael secondo me partirà per primo, poi Tuchmink, Cesco, Salvofoti e via via tutti gli altri. Sarà una seconda gara molto molto divertente, caro Mattia, soprattutto in partenza, perché sappiamo anche, abbiamo già intravisto su alcune piste nella 50% cosa si può succedere. Sì, mi era crashato un attimo Discord, ma ci sono. Diciamo che in questo momento si prospetta una griglia invertita interessante, coi piloti che faranno vedere insomma dal fondo quanto si potrà recuperare, e i piloti un po' di centro classifica cosa potranno fare là davanti. Però devo dire, gara interessante, azzardo completato, fatto in maniera ottimale dai piloti di testa, quindi ci aspetterà una 50% molto interessante. E dunque eccoli qui sul podio J-Sport, Fabio il surname e Gano, con J-Sport che diciamo su avatar fa il selfie un po' alla Francesco Totti e si aggiudica questo primo round, questa prima gara, aspettando ovviamente
al 50% che cosa succederà. Però intanto ci hanno fatto vedere, ci hanno fatto dimostrare che sono dei grandi piloti, grandi, grandi avversari, che speriamo ancora di vederli tutti e tre, tutti questi e tre piloti in, nella Master League, ovviamente, come, come categoria. Io direi che ci prendiamo una piccola pausa, poi torneremo tra poco per la seconda gara della Summer League 2023-2024 qui al Paul Ricard. A tra poco! Tra poco! Ci sono, arrivo, eccoci qua! Ciao Don Roberto! E allora, state bene? Oggi vi faccio spendere qualche cosa, ci vuole un qualcosa di forte, bene! Questa è una proposta gioco, state bene attenti! Un prodotto unico, è bello, lo senti, ti dà i brividi, ti dà gioia! Questo prodotto è una maglietta a cotone 100%, vale 19, 29, 39, 20 euro. È resistente negli anni. Lo vediamo meglio, eccolo qua. Fermati Aldo, soffermati su questa. Costa comunque più spesso, lo mettete senza maglione, eccetera, vi veste, fa abbigliamento. Praticamente fa da cosa pesante, anche invernale. La mettete col jeans, il pantalone elegante, va bene. Ce n'è una, viene Aldo, seguimi. Abbiamo la grigia, tinturita, la vinaccia e quella bianca, bene? Quando vi siederete direte, no babbo, non è possibile, no babbo! E invece sì, respira questa, è chiaro? Un prodotto ambito da tutti, a volte introvabile. Ve lo consiglio con cuore, con sudore e con gioia. E dunque eccoci ritornati per questa seconda gara dell'ultimo appuntamento della Summer League. C'è stato un po' di attesa, diciamo, però finalmente ci siamo con i piloti che sono con la griglia invertita dei primi 12, con Michael che partirà davanti assieme a Tucumi, che poi Cesco, Salvo Fotti, Kaisermat, Drago Limitato, Giovi, Shumi Legend, Di Legge, Marco Gannon, Fabio Surname e J-Sport, e poi gli ultimi piloti con Vampir, Ricky Pizzo, Gallians, F, Pier Joker e Tex ed Emis. Caro Mattia, adesso 50%, condizioni diverse soprattutto per quanto riguarda l'usura delle gomme, quindi che cosa ci aspettiamo in quest'ultimo round, in quest'ultima gara? Allora, qui le opzioni sono molto semplici, media, soft. C'è da valutare in questo momento che alcuni piloti hanno messo la hard, che opziona la strategia hard media, che non è così lenta come può essere, perché la media decade molto meno come ritmo sulla rossa. Però il problema è che la hard fa un po' fatica a tenere la media, quindi bisogna vedere in questo momento. C'è Fabio che ha la hard, insieme a Giovi, Drago, Tucumic e Salvo Foti, e anche lo stesso Vampir. Quindi bisogna vedere un po' se strategia pagherà, perché io con il nostro Luca Famiglio l'abbiamo provata, non era così lenta al 50 hard media, anzi la media nel finale ne aveva tanto, tanto di più, però facevi fatica nella prima fase. Quindi vediamo se Fabio deciderà di gestire la prima fase e poi nella seconda cercare di andare all'attacco. Quindi vedremo un po' il pilota quest'oggi della Haas cosa deciderà di fare rispetto a tutti i suoi avversari che hanno gomma media, quindi andranno per un 16-18 giri di media e poi rossa, che si decade. Aia, attenzione, ma... Drago Limitato squalifica. Posizionamento errato anche per Vampir. E attenzione, intanto salutiamo dalla chat anche il buon Ezio, che è venuto qui a gustarsi quest'ultimo round, probabilmente di questa, di quest'ultima gara. I piloti là in fondo con Emis e Tex che si vanno di nuovo a posizionare. I piloti finalmente sono tutti nella griglia di partenza. E allora teniamo le luci, 2, 3, 4, 5. E allo spegnimento il via di quest'ultimo appuntamento della Summer League 2023-2024. Via, partono le vetture con un buono spunto da parte di Shumi Legend, che addirittura ha scavalcato Drago Limitato, che ha avuto un problema nella ripartenza. Attenzione, squalifica per Vampir, è squalificato anche Drago Limitato. Incredibile, 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 i due piloti che sono partiti. Ma attenzione dietro, attenzione dietro, che c'è un po' di parapiglia di una Aston Martin, dovrebbe essere proprio quella di Drago Limitato, il botte di Drago Limitato e di Vampir, che si levano
dalla pista e lasciando sfilare tutto il gruppo. Un po' la partenza caotica. Intanto dietro ci sono Jay Sport e Fabio e Surname, che si trovano in undicesima posizione, mentre Xiaomi Legend è già in quinta. Quindi ottimo spunto da parte del pilota alpine. Attenzione perché c'è molto movimento adesso sul rettilineo. Da davanti c'è Xiaomi che va all'attacco di salvafoti, e Jay Sport che si è soltanto fatto vedere, anzi ha scavalcato Marco Gano qui all'interno della chicane nord e davanti. E quindi adesso vedremo un attimo come si comporta il gruppetto. Cesco davanti, Michael Tukumic, Xiaomi che è quarto, superato anche Salvafoti, poi Kaisermat, Giovi, Di Legge, Jay Sport, Fabio Surname. Questi sono i primi 10, caro Mattia. Sì, purtroppo segnaliamo ancora come la Codemaster di bug se ne inventa veramente di ogni colore. Purtroppo sbagliando il posizionamento della piazzola ha squalificato non solo come fa di base, ma anche squalificato prima della partenza, creando veramente un casino allucinante, perché i bot sono partiti ma erano completamente piantati. Quindi altro nuovo bug da segnalare, Codemaster che ne crea un'altra delle sue. Xiaomi, Xiaomi, scusami, intanto Xiaomi va subito all'attacco di Salvafoti. Non hanno, diciamo, avuto un buon avvio, diciamo, in Messico hanno avuto un po' di parapiglia, soprattutto in partenza della ultima gara in Messico. Però in questo momento... Xiaomi è l'attacco di Tukumic, Simone. Ah, scusatemi, scusatemi, Tukumic. Tukumic, quindi un piccolo lapsus per me. E in questo momento attenzione perché Tukumic ha la hard rispetto a Xiaomi che ha la media, e sta cercando di sbarazzarsi il prima possibile della Williams e di Tukumic. Lo affianca adesso sul rettilineo principale. Vediamo la staccata, Xiaomi e Tukumic, Xiaomi e Tukumic, Xiaomi e Tukumic, dentro Xiaomi Legend, occhio al rincrocio di traiettoria, niente da fare, Xiaomi passa Tukumic che si porta in terza posizione, veramente avvio scatenato da parte del pilota alpine. Sì, in questo momento è quello che ha fatto più la differenza del gruppo di testa della precedente gara, perché comunque ancora sono un po' nel parapiglia creato dai due botte di Drago Lievitato e Vampir, non hanno potuto sfruttare la partenza, anche se bisogna dire che in questo momento Fabio comunque sta tenendo la coda di Jay Sport, anche se un pochino a fatica, però se riesce a tenere ancora questi 3-4 giri la gomma hard inizia già con l'usura a mettersi più in linea con la media. Bisognerà vedere, perché qua attenzione, perché Jay Sport ci ha provato su Di Legge ed è passato, no, Giovi. Si è difeso su Di Legge. È Jay che adesso attacca. Devo dire che in questo momento quello che sta facendo un'ottima gara è Xiaomi, anche se da dietro stanno recuperando. E ripeto, teniamo d'occhio soprattutto i piloti con la hard, perché sarà interessante vedere quanto ritmo riusciranno a fare e se non perderanno la coda dei loro rispettivi avversari di fronte a loro. Perché ripeto, per come abbiamo detto prima, la hard dovrebbe iniziare a girare un po' più veloce tra 2-3 giri, per poi permettere ai piloti di anticipare la sosta e montare la media. 16-17 giro la sosta media hard media e 18 media soft, a meno che non decidano di allungare per una soft più fresca. Intanto Jay Sport si fa vedere nei confronti di Di Legge, non va all'attacco il pilota Ferrari. I due, diciamo, se la sono giocata per tutta la stagione per il titolo, per poi andare al titolo piloti a Jay Sport. E intanto ci saluta Drago Lievitato ovviamente da lobby, speriamo ovviamente di rivederlo poi in pre-season a settembre, ma ovviamente penso proprio di sì. Vediamo che dietro c'è un po' di bagarre con Ricky Bizzo e Pier Joker all'interno di Busse, va dentro Pier Joker e passa Ricky Bizzo, si porta davanti al pilota dell'Alpine. E là davanti intanto non l'abbiamo proprio nominato, ma Cesco ha messo il turbo e ha fatto ciao ciao con la manina e se ne è praticamente andato 2 secondi e 2 nei confronti di Michael, che in questo momento ha problemi, ha un po' di problemi per quanto riguarda la trazione. E Xiaomi adesso ha il DRS del pilota Alfa Tauri, vediamo se riuscirà a superare e portarsi in seconda posizione, mentre Jay e Fabio sono ancora nelle retrovie, stanno un po' faticando. Sì, ovviamente pilota Alpine con gomma media come i suoi rispettivi avversari, Jay Sport di Legge, Fabio gomma hard, quindi vediamo anche questa situazione da tenere d'occhio. Il pilota Alpine in questo momento ha la possibilità di superare il pilota Alfa Tauri con l'uso del DRS, però vediamo se poi riuscirà a recuperare questi 2 secondi e 7, anche perché sembra un po' il pilota in difficoltà Alfa Tauri.
Shumi va all'attacco di Michael all'esterno, Michael chiude l'interno, tira forte la staccata Michael e tiene saldamente ancora la sua seconda posizione. Shumi non ci vuole stare, vediamo se riuscirà adesso qui sulla curva più veloce di tutto il campionato, il calendario di Formula 1, a provare l'attacco. Non riesce, non si affaccia ovviamente saggiamente, conoscendo Shumi non attaccherà il pilota. Attenzione, in questo tratto tu come Salvo Foti, piccolo contatto. Attenzione perché perché tu come che sta creando anche un trenino gigantesco che porta fino a Marco Gano che è undicesimo, sono tutti incollati. Tu come che tra l'altro sta lampeggiando e con la gomma hard, come così anche Salvo Foti, che guardate che trenino ragazzi, guardate che trenino. Sono tutti nel giro di 2-3 secondi al massimo. Salvo. È impressionante. Attenzione, prova. Prova all'esterno. Prova Salvo Foti all'esterno. Michael intanto resiste agli attacchi di Shumi. E quindi Tucumi che perde la quarta posizione, si porta in quinta, fa passare Salvo Foti. Ma c'ha poi tutto un trenino. Ma poi il bello è che ci avrà anche il DRS di Salvo Foti per difendersi. Va anche a tranciare tantissimo questa chicane. Il pilota della Williams. E attenzione perché adesso dietro c'è un gruppo di piloti veramente assatanati. Intanto attenzione anche là davanti con Shumi Legend, che adesso sicuramente andrà ad attaccare di nuovo. Michael prende adesso questa volta all'interno. Vediamo se riuscirà ad attaccare. Michael ancora affianca Shumi alla fine. Poi mamma mia che traverso da parte di Michael. Non so se è stato un contatto tra i due, ma penso... Errore di Michael che ha cercato di forzare troppo la staccata. Occhio! Che... Occhio dietro! Free Wild! Sono guys armati! Giovi e Di Legge! Alla fine Di Legge alza il piede con Giovi che rimane dietro. Poi Di Legge ancora all'interno. Sta succedendo di tutto all'interno di Busse. Di Legge ne fa fuori due probabilmente. Credo. Sì, attenzione. J-Sport l'ha seguito a sua volta. Quindi adesso si ritrovano ancora... accodati a Giovi su Ferrari. In questo momento Fabio comunque sta tenendo la coda di questo gruppo. Attenzione, ripetiamo, Fabio ha una sosta anticipata rispetto agli altri piloti, quindi attenzione che lui non possa comunque andare a recuperare sul gruppo di testa. Attenzione, bisogna stare attenti ai piloti con l'hard, anche perché tu come in questo momento ha perso il DRS completamente di Michael, però Michael sembra essere un pochino in difficoltà con queste gomme, dato che sta un po' andando lungo un po' dappertutto, quindi vediamo un po' l'evolversi anche della situazione davanti, perché comunque il gruppo di testa non ha guadagnato tantissimo e i piloti dietro possono ancora recuperare anche per il podio. Dall'onboard addirittura di Legge vediamo che ha pochissima batteria il pilota Aston Martin, quindi dovrebbe averne utilizzata tantissima proprio per cercare di superare questo compagno. No! Tucumic, vediamo. Ai. Attenzione però, rimaniamo un attimo là davanti perché questo gruppetto fa veramente paura. Bandiera gialla nel secondo settore, non si può superare. Questo sicuramente ha fatto J-Sport, che si è fatto un attimo vedere nei confronti di Legge e non ha voluto tentare l'attacco. Però attenzione perché in questo momento questo trenino sta veramente aiutando moltissimo Fabio, perché Fabio è anche con la gomma hard e quindi potrebbe essere buono per lui riuscire anche a guadagnare più posizioni poi con una gomma di differenza. Vedremo. Michael intanto, anche se è stato passato da Shumi, non ha perso il DRS nel pilota alpin, forse anche cercare l'attacco. Piccola scodata di Legge, ma J-Sport sì, decide saggiamente di rimanere accodato. È interessante in questo momento anche analizzare il fatto che questa pista non è per forza delineata, quindi riescono anche a fare traiettorie differenti. Ad esempio la penultima e ultima curva ci sono i piloti che tondeggiano o che cercano prima la corda per spalancare il gas e far scorrere la macchina. Tanto una pista che è troppo asfalto, un po' di ghiaia farebbe bene insomma. Tanto Michael ha passato Shumi col DRS, quindi si è riportato in seconda posizione, ma questo fa sì che Cesco può ancora allungare 4 secondi e mezzo. Il pilota Adelas sta volando via e sta facendo vedere le sue doti da pilota, da grandissimo pilota veloce. Adesso Shumi ci riproverà sul dritto, vediamo, mamma mia adesso è velocissimo. Richiude di nuovo all'interno Michael, va all'esterno Shumi Legend e passa, attenzione dietro perché c'è anche Giovi e Di Legge. Giovi va all'interno nei confronti di Salvo Foti, ne approfitta anche Di Legge e un po' azzardata la mossa
del pilota della Aston Martin. Occhio, perché adesso sono usciti a fionda sia lui che J-Sport. Sono incollatissimi nei confronti di Salvafoti, che però qua non si può utilizzare il DRS. Ancora davanti Michael cerca di trovare uno spiraglio nei confronti di Schumacher, sta facendo veramente perdere un casino di tempo. Qua però, ragazzi, c'è veramente tanta carne al fuoco. Mamma mia, Salvafoti dentro di legge. Non ci riesce, non c'è spazio, non riesce a passare. Ne vuole approfittare J-Sport. C'è veramente tantissimo, tantissimo, tantissimo movimento qua dietro. Sì, diciamo che in questo momento ci sono i piloti comunque che sono davanti. Tanto Righibizzo 3 secondi. In questo momento ci sono i piloti che stanno facendo differente gestione di Hertz e anche differente gestione con la gomma, ricordando che alcuni sono con media, altri con hard. Ma come appunto sta dimostrando lo stesso Shumi Legend con Michael, non si riesce a scappare senza batteria, non si riesce a fare la differenza. Quest'anno anche la gestione del livello sarà fondamentale. L'anno scorso abbiamo visto che in alcuni casi l'ERS si consumava rapidamente e fatica nel recupero. Attenzione, attenzione, Salvafoti l'ha persa! L'ha persa tantissimo, la stava per perdere di legge, scusami. Perché attenzione, adesso c'è l'attacco di legge di J-Sport sul rettilineo. Vediamo. Stacca forte! Salvafoti ancora all'interno, lo accompagna addirittura fuori pista. Alla fine poi desista, alza il piede, si inserisce J-Sport. C'è veramente tantissimo movimento qui dietro, sono in due. Attenzione perché arrivano adesso all'ultima curva. Salvafoti sta anche lampeggiando dentro J-Sport all'interno di Busset. Ne approfitta e riesce a passare J-Sport di legge, scusatemi. C'è veramente tantissimo movimento ed è difficile seguire tutto quanto. Occhio dentro ancora J-Sport, è uscito malissimo Salvafoti. Ne va a approfittare il pilota della Ferrari, che così facendo si porta in quinta posizione. Salvafoti dentro in ultima curva. Mamma mia, ancora J-Sport non demorde, è uscito proprio forte. Adesso tutti e due hanno il DRS, però Salva lampeggia e lascia strada, lascia passare J-Sport e si riaccoda il pilota della Ferrari. Incredibile quanto movimento, Mattia, quanto movimento c'è qua indietro. Sì, diciamo che qua non si è privilegiata la logica e si stanno facendo attacchi e difese che non servono a nulla. Salvafoti. 3 secondi e stanno solo permettendo una fuga di Michael e Schumi e lo stesso Cesco che approfitta della battaglia appunto di Michael e Schumi. Quindi speriamo i piloti adesso si mettano un po' più calmi, inizino a fare un po' più di ragionamento. Intanto vedo J-Sport che sta passando Giovi come Michael ripassa su Schumi. Di legge anche dentro su Salvafoti, va dentro di legge, va a passare Salvafoti, si porta in sesta posizione. Veramente una grande fatica per il pilota Red Bull in questo momento. Occhio perché adesso c'è la volta di Fabio, il surname che si fa vedere, prova all'interno il pilota della AS, ce la fa, si porta di nuovo alle spalle di legge, non vuole perdere il trenino di questi tre davanti, con Giovi, J-Sport e di legge, che in questo momento sono riusciti a risalire in quarta posizione. C'è da dire anche una cosa, Mattia, perché J-Sport, considerando il sorpasso, è riuscito a guadagnare qualcosina nei confronti di Schumi. Adesso 1.9, prima di stacco era 2.5, adesso 1.9. Adesso sembra essere tornato, infatti ecco, è tornata l'immagine su Discord. Perché non so se è troppo caldo per quanto riguarda la connessione, perché è strano il fatto che continua a saltare ogni 2x3, oppure sono delle impostazioni un po' sbagliate, però comunque sta continuando ad andare avanti. Attenzione con J-Sport, che in questo momento ha superato Michael, come tu hai detto prima in precedenza, e si è rimesso alla caccia di Schumi Legend. In questo momento però si è portato a spasso comunque questo trenino Fabio il surname, che è lì, non è che è lontano da Schumi, però Schumi in questo momento potrebbe portarsi a casa la Summer. Sì, diciamo che il pilota alpino in questo momento ha un buon vantaggio che può gestire, quindi per lui non è l'importante vincere, ma è punti, anche se J-Sport in questo momento lo passa, ma non credo ne avrà per andare via, a meno che il signor J-Sport ci sorprenda come suo solito è, diciamo, già abituato a sorprese. Infatti, come potete vedere,
si vede già degli onboard del pilota Ferrari Alpine, che il pilota Ferrari ne ha un po' di più in trazione, quindi nonostante le lotte comunque Jay Sport è riuscito a gestire bene la gomma. Invece Schumi magari può avere un po' più di conto da pagare col fatto di aver battagliato così tanto con Mike Polo su Alfa Tauri. Intanto abbiamo visto un attimo il sorpasso di Gunn nei confronti di Salvafoti, che sta veramente faticando il pilota Red Bull con questo frangente, e vediamo se adesso il passo di Jay aiuterà a riconquistare un po' di secondi nei confronti di Cesco, che in questo momento ha un distacco di 6 secondi e 7 praticamente, e può praticamente fermarsi prima di tutti e poi rientrare e rimanere di nuovo davanti, quindi può essere tranquillamente davanti a questo gruppetto a prescindere se gli altri si fermeranno prima di lui o no. Bisogna anche vedere se ci sarà una safety. Però intanto Jay Sport ha guadagnato adesso un decimo, poco o niente nei confronti di Cesco, però comunque qualcosina sta guadagnando. In questo momento comunque il pilota là davanti Haas ha comunque molta energia elettrica rispetto al pilota Ferrari Alpine, quindi anche lì non ha necessità, può anche pian piano farli ritornare sotto al margine per anche fare sosta e non perdere le posizioni. L'unica cosa che in questo momento bisogna notare è che adesso l'hard di Fabio inizia a funzionare molto meglio dei piloti che ha davanti, infatti è incollatissimo a Luigi Di Regge e credo provi anche addirittura l'attacco, sì, perché Luigi ha sbagliato l'uscita e passa Fabio il surname e si porta sulla coda di Giovi. Attenzione bandiera gialla. Si è girata un Alpine, mi sa. No, si è girata una McLaren DS. Attenzione, perché adesso questo gruppetto si sta facendo un po' sentire. È Michael che sta un po' facendo adesso da tappa a questo gruppetto, da Giovi, Fabio, Di Regge, tutti, mentre Schumi e Jay stanno andando via. Jay intanto ha guadagnato 3 decimi nei confronti di Cesco, adesso 6 e 3 nei confronti del pilota Haas. E attenzione Fabio dentro da Giovi. Oh mamma mia, leggera toccata. E intanto il buon Marco Lucconi ci ha anche segnato che si può vedere dal lap timing, si può vedere anche il lap timing per quanto riguarda i nostri piloti in pista. Dentro Fabio in curva 1 affianca Giovi e alla fine passa, e il pilota dell'Haas si porta in quinta posizione dietro a Michael. E dal lap timing intanto vediamo un leggero danno per Marco Ganu, penso al fondo. Credo. Allora, in questo momento il pilota Alfa Tauri ha il conto della gomma con le battaglie fatte con Schumi Legend. In questo momento la gomma hard di Fabio sta funzionando più corretto, che Giovi. Non ha preso però DRS. Giovi intanto pure era ancora dietro. Scusami Giovi, attenzione Giovi dentro. E Michael, oh mamma mia, ancora Michael che ci prova. Si prova a resistere dentro Fabio che ha perso addirittura di posizione. Poi alla fine in trazione riesce a ripassare Michael e si riporta di nuovo davanti al pilota dell'Alfa Tauri. E dietro c'è Di Regge che fa da spettatore. Sta cercando anche lui un pertugio, un qualcosa per riuscire a passare in questo momento. Michael. Sì, intanto vediamo dietro Kaisermat lascia passare Marco Gunn. Ovviamente saggiamente Non se la sente praticamente di continuare di stare o di evitare guai, perché qua ovviamente è un trenino che continua ad andare avanti. Fabio dietro a Giovi e intanto Jay Sport ancora si sta portando a spasso Schumi Legend ed è a 6 secondi da Cesco. Fabio intanto all'attacco di Giovi si riporta in quarta posizione. È un tira e molla intanto in questo momento, fa un leggero lungo di Fabio. È un tiro e molla in questo gruppetto. Attenzione Cesco! 3 secondi! 3 secondi di penalità, Mattia! Sì, il pilota leggermente lungo, questo gioco non perdona neanche quest'anno. Bisogna però dire attenzione che Schumi, comunque Giovi e Fabio non devono battagliare fra di loro, perché sennò continuano a perdere passo da Schumi e Jay Sport e loro, ricordiamo, anticiperanno la sosta. E il loro margine di guadagno in questo momento è abbastanza per tornare sotto i piloti davanti a loro, se non addirittura andare davanti, per poi nel finale sfruttare la gomma media che ne ha di ritmo in più. Quindi attenzione, non devono continuare a darsi fastidio così, se no rischiano di perdere il peso della loro strategia. Va a farsi benedire così.
guardando anche gli avvisi, Fabio in questo momento nel possibile lungo ha preso un avviso, però per il resto tutti gli altri, Jay, Shum e Giovi, sono senza avvisi, tranne Cesco che ha preso 3 secondi di penalità. E... Box Cesco? Sì. Così presto? Credo che andrà su Gomard. Sì, perché sì. Non è fattibile la scossa così anticipata. Anche Fabio, box, attenzione, perché le due ass vanno ai box. Non credo che farà bene per Fabio. Cesco dentro. Sì, hanno il margine. Esce Cesco, vediamo se Fabio riuscirà a entrare tranquillamente. Penso di sì. Sì. Perde però qualcosina Fabio. Perde un pochino. Presta la sosta di Fabio. Fabio doveva ancora tirare un paio di giri, a meno che non voglia provare un undercut per togliersi dal traffico di giochi. Ma non credo. 12 non credo, 12 giri penso che li faccia la media, considerando anche che J-Sport e Shumi sono con 14 giri. Credo che sì, comunque li fa. La rossa, 10 giri la rossa li fa senza problemi, quindi assolutamente così. Intanto Luigi passa Giovi e si porta in terza posizione. Sì. Interessante, vedremo mo il passo della Alfa di Fabio Surname, quanto ritornerà sui piloti di testa e soprattutto quanto Cesco andrà a guadagnare, perché Cesco ha anticipato la sosta per andare su hard, che non era una strategia consigliata o una strategia, mettiamola così, valida, perché la rossa comunque va a riprendere. Sì, però comunque aveva 3 secondi, voleva avere un po' di sicurezza in più, quindi fermarsi e arrivare fino in fondo con la hard ci arriverà assolutamente senza problemi e spingerà i primi giri. Intanto anche Shumi, box Shumi, Jay continua. Rischioso anticipare così tanto la sosta, cioè 10 giri comunque rossa. Fanno un decadimento sul tempo. Rossa per Shumi Legend, ci prova, è un po' sì, è rischioso, 10 giri però comunque li può fare. Si sì, ferma anche a meno di legge. Che a destra non scatti una safety car, che allora rovinerebbe completamente i piani del pilota Alpine. Arriva Cesco che ha preso sicuramente tanto margine nei confronti di Shumi Legend, però adesso con la gomma rossa ritornerà sotto e il vantaggio, cioè quello che deve fare Shumi, deve spingere come un forsennato per riuscire a guadagnare questi 7 secondi di vantaggio che ha nei confronti di Cesco. Ne deve guadagnare almeno 4 secondi e mezzo per riuscire a stare sotto i 3 secondi. Però il problema è che poi quando arriverà avrà la gomma morta e poi Cesco si metterà via. Vedremo un attimo se riuscirà Shumi a guadagnare nei confronti di Cesco quei secondi importanti. Sì, importante vedere la situazione qui, perché ricordiamoci comunque Cesco a 3 secondi. Intanto bandiera gialla, si è girato Tukumik. Tukumik di nuovo, sì. Peccato per il pilota della Williams, è un po' ancora un po' freddo per questo momento. Poi ovviamente in campionato è un'altra storia, però sicuramente lo vedremo più agguerrito che mai in i nostri campionati. Un leggero taglio qua intanto. J-Sport ai box, lo segue anche Giovi. In stesso Kaiser Matt, quindi davanti più o meno si stanno fermando tutti, quindi Cesco riguadagna la posizione rossa su... Jay, sì, lui punta ad avere una gomma un po' più fresca nonostante comunque avrà tanto terreno da recuperare su Shumi Legend, che in questo momento non è che sta andando proprio a riprendere Cesco, cioè Cesco ancora un piccolo vantaggio ce l'ha. Quindi vediamo un po', addirittura mi sembra che abbia fatto il giro più veloce Cesco. Sì. Sì, segnato. Noto subito da Fabio il surname. Eh beh. 32, 184. Attenzione, tu come che ritira i box? No, ritira. Oh, attenzione, safety car! Questo cambia tutto! Questo cambia tutto, tia! Ma si è ritirato un'entrata box? Dove si è ritirato? Andiamo a vederlo dalla minimappa, non so se riusciamo. Sì, praticamente i box. Ma io vedo che comunque la macchina continua ad andare in avanti nei box, credo. È molto strano, una safety car prodotta così, molto strano, molto, soprattutto anomalo. Cioè, in questo momento ci ritroviamo con una situazione in cui Cesco... Attenzione perché, allora, adesso se la giocheranno ad armi pari, chi ha la gomma soft e la media...
Qua è una pista che poi non si riesce a scappare. La gomma soft potrebbe durare soltanto ancora 5-6 giri, poi andare in decalo. Mentre chi ha la media come Fabio può tranquillamente arrivare. Cesco, secondo me, sicuramente farà. Sarà una preda molto molto facile per tutti ha quelli. Ha un margine per rientrare. Ha un piccolo margine per rientrare dietro a Fabio al massimo di legge. Ci prova, va dentro, e infatti. Ci prova, non ha altra scelta. Deve per forza. Mamma mia, letteralmente mangiato, perché i piloti devono ancora rispettare il delta. E in questo momento il pilota più avvantaggiato è J-Sport. J-Sport che non ha dato lo strappo. Ha una gomma più fresca che non ha dovuto strappare, quindi vedremo un po' il pilota Ferrari cosa potrà fare. Invece Fabio, ricordiamoci, su gomma media ha potuto dare una sorta di cooldown alla gomma. E il resto vedremo, insomma. Adesso si rianimano i discorsi, Simone, c'è tutta una gara da seguire. Cesco esce praticamente dietro a Marco Ganu, quindi... Però Ganu ha 2 giri in più di gomma e adesso Cesco ha gomma più fresca. E Ganu tra l'altro anche un danno al fondo, perché dal lap timing vediamo che ha un leggero danno al fondo, quindi non so se riuscirà a vedere. Comunque adesso tutto da rifare, ultimi 10 giri infuocati, sperando che non salti niente. Ci godremo questi ultimi 9-10 giri di gara, prima ovviamente della sosta estiva. E poi ovviamente... Comunque confermo ritiro entrata a box, sì. Cioè ha sbagliato completamente l'ingresso e ha distrutto l'anteriore, quindi veramente una safety car molto molto interessante, diciamola così, dai. Però dai, un po' di animo ci voleva, anche perché in questo momento si stava delineando una gara dove i piloti di testa sarebbero un po' rimasti lì, non ci sarebbe stato un differente attacco, cioè saremmo stati ancora a vedere una gara ancora lineare più o meno, anche se alcune posizioni sono cambiate, come pure, anche se in questo momento chi ha vantaggio è J-Sport, che si è fermato, non ha dato lo strappo e ha una gomma più fresca. Eh sì, vediamo, perché comunque sono tutti alla pari in questo momento. Chi ha la gomma media è ancora alla pari rispetto a chi ha la gomma rossa nuova. È vero che comunque adesso sono sotto safety car, non si va a usurare tanto la gomma. È vero che comunque adesso la gomma soft sarà più forte rispetto alla gomma media, forse. Però è una pista dove qui non è possibile scappare via. Soprattutto se si parla anche di piloti come Shumi, Jay, Fabio, Marco Ganu. È davvero difficile che il gruppo si spacchi, ecco, si strappi. Però adesso staremo a vedere. Allora, su questo ti posso intervenire io, perché in questo momento comunque la gomma di Fabio, rispetto al comportamento della soft, che avrebbe alzato i tempi, almeno le simulazioni fatte davano questo, davano un alzamento leggermente dei tempi, cosa che invece la media subiva meno sul tratto del lungo, quindi gli ultimi 4 giri sarebbero stati meno impiccati della soft rispetto alla media. Quindi vediamo un po' intanto la situazione come si evolverà. Sicuramente questi giri di calma possono giovare alla media, come, ripetiamo, J-Sport ha effettuato la sosta e non ha dato uno strappo alla gomma, e quest'anno la gestione, soprattutto nel giro di uscita, soprattutto dopo la sosta, è importante, perché quel tipo di attacco, mettiamolo così, un po' simile alla realtà, non è veramente necessario quest'anno andare uno strappo enorme, a meno che non puoi fare un undercut, però darlo significa pagare il conto prima rispetto ad altri piloti che decidono, magari facciamo un esempio proprio pratico, strappo meno T2 e T3, cerco di gestire meglio la gomma per poi portarmela più avanti, cosa che però invece Shumi non ha fatto, perché ha fatto un bel undercut che comunque gli si è ritorto contro, perché J-Sport è lì attaccato. Sì. Questo ovviamente bisogna vedere, però la gara è lunga ancora, mancano soltanto 8 giri, saranno 8 giri infuocati. Quello che secondo me chi perderà, secondo me, caro Mattia, è Cesco, perché aveva 3 secondi ed era anche... cioè era davanti e adesso si trova a quinta posizione con 3 secondi da scontare. Fa male, però vediamo, perché comunque lui scappava via rispetto a Michael prima, e lui ha anche la gomma più fresca rispetto a tutti di questo gruppetto. Assieme a Di Legge, però Di Legge è in fondo al gruppo, quindi vediamo. La safety car dovrebbe forse entrare in questo giro, non so.
Dovrebbe sì rientrare in questo giro, speriamo non ritardi così tanto l'ingresso in pit lane, perché qua è veramente pericoloso. Però bisogna anche dire che la fuga di continua invece ancora un Cesco giro. Nella... No, fa ancora un giro. La fuga di Cesco comunque a inizio gara è stata favorita dalle continue battaglie dei piloti dietro, che gli hanno permesso di non sfruttare troppo la gomma, di andare bello che pulito, anche se purtroppo poi gli è costato caro i 3 secondi, e di ovviamente poi a questo punto non ha niente da perdere, mettersi sulla strategia altrui e guadagnare comunque quel minimo, perché poi non aveva altre opzioni, Simone, doveva per forza fare una sosta per non rischiare di essere una chicane mobile, perché la gomma comunque sarebbe stata difficile averla pronta rispetto ai piloti con soft montata da un giro o addirittura da due. Non ha avuto altra scelta, quindi credo comunque farà la sua gara e cercherà di portarsi a casa una posizione comunque di tutto rispetto. Un pilota che abbiamo visto, che sappiamo cosa può fare e che speriamo, nonostante oggi stia andando tutto bene per la sua connessione, speriamo di non tirargliela, sarà anche fondamentale per costruire la Master League, che vedrà quest'anno presente molti piloti interessanti, perché come ci sono piloti attuali ci potrebbe essere qualche sorpresa. Abbiamo detto Fabio è un possibile candidato, c'è comunque lo stesso Cesco, ma ci sono altri nuovi piloti che possono avere sicuramente una chance, poi anche piloti che arrivano dalla Sport League dell'anno scorso come Shumi Legend, quindi ci sarà veramente un interesse sulla Master League di quest'anno, soprattutto pensando a questo gioco che veramente porta una competizione, e non solo sull'aspetto pratico ma anche sull'aspetto logico e mentale. Guarda, io sono anche quello che ci spera. Intanto la safety car rientra in questo giro, poi per quanto riguarda il discorso connessione, chi ci ha avuto i problemi di connessione siamo noi, cioè più o meno io, perché stiamo streamando, non si capisce il perché di questo stacco e riattacco di sbalzo di corrente, forse magari uno sbalzo di corrente, poi magari in questi giorni cercheremo anche di risolverli. Comunque, 7 giri al termine, safety car in questo giro, Shumi Legend davanti, ormai anche al titolo di questa Summer League dopo che l'aveva vinto l'anno scorso Fabio, il surname, e quest'anno di nuovo si ripete il duello tra i due, sperando di rivedere il duello anche nei nostri campionati in Master League, soprattutto perché hanno dimostrato di essere degni di questa categoria. Adesso Shumi comanda il gruppo, riscalda le gomme, aspetta il momento giusto, secondo me partirà via all'ultima curva, farà l'ultima curva poi darà gas, invece parte adesso, forse no, sì o no, eccolo, parte adesso Shumi e si è preso un po' di vantaggio. Di vantaggio di sicurezza, no, se l'è preso. Non c'è cascato, c'è sport, non c'è cascato, ma c'è cascato Fabio. Guarda Fabio, guarda Fabio, 7 decimi. Dovrà sfruttare tutta la batteria per ricollegarsi. Sì, ma attenzione, non sarà disponibile il DRS fino al 23esimo giro. Quindi vediamo un po' se J-Sport deciderà di gestire e aspettare il DRS, oppure deciderà di dare subito lo strappo. Ricordiamoci, gomma più fresca, strappo minore, quindi tutte le carte per poter andare a vincere questo Gran Premio del Policarpo. Abbiamo ancora altri problemi tecnici con la connessione, ma stiamo ovviamente registrando la gara, quindi riusciamo a poi magari, per riuscire a pubblicarla anche su YouTube, riuscire a mettere qualche cosa anche in aneddoto. Intanto Cesco dentro all'attacco di Marco Gano che comunque resiste e si riesce a difendere dagli attacchi di Cesco. Ricordiamo che c'ha 3 secondi di vantaggio, cioè 3 secondi di penalità da scontare il pilota dell'AS. J-Sport ci prova e passa dentro. J-Sport all'esterno, si affianca anche Fabio dentro anche Cesco nei confronti di Marco Gano. Adesso veramente saranno dei giri veramente infuocati, ma credo che J-Sport voglia mettersi davanti per mettere più in difficoltà Shumi con Fabio. Vedremo un po' se questa strategia funziona, perché, ripetiamo ancora una volta, è più fresca la gomma di J. Guarda come traziona meglio rispetto a buon Shumi Legend. Vedremo un po' se questa strategia di passare davanti di J-Sport pagherà. Ma Shumi non è uno che molla, Lo conosciamo molto bene, io e te soprattutto, per cui sarà sicuramente un pilota che non mollerà la presa. Fabio in questo momento rimane attaccato e Shumi sta un po' perdendo tempo nei confronti
DJ è vero, però vediamo adesso. Jay sta spingendo tutto quello che ha. Shumi sta cercando di tenere almeno il DRS per il prossimo giro. E dietro ancora c'è Cesco che sta cercando un pertugio nei confronti di Marco Gano, ma non riesce, perché ovviamente ha diciamo la scia di Fabio, il surname. Ancora 6 decimi, 7 decimi. Comunque facendo così Fabio sta anche rischiando anche di andare fuori DRS. Attenzione anche Kaisermat, 3 secondi di legge ed F. Vediamo i due alla fine di legge. Passa il pilota Mercedes, si porta in decima posizione. Torniamo immediatamente davanti perché c'è da vedere, perché che sta andando via. È vero, Shumi sta cercando di tenerlo. 80 millesimi, 80 millesimi ed è fuori dal DRS. Eccolo adesso, eccolo. E quindi Shumi diventa una preda facile per Fabio. Ricordiamoci, Fabio è su media, quindi decadimento minore. Jay comunque da longboard vediamo che sta sfruttando tutta la batteria che ha per cercare di mandare fuori Shumi Legend dal DRS, e ci è riuscito. Adesso un secondo e uno, però anche Shumi sta cercando di mettere fuori dal DRS Fabio, il surname, perché la lotta la deve fare soltanto con Fabio in questo momento, non con Jay ma con Fabio. 8 decimi di confronti tra Fabio e Shumi, adesso 7, quindi il pilota dell'Alpine non ha più il DRS, non ha più la possibilità di utilizzare il DRS per difendersi, ma soprattutto per stare incollato a Jay Sport. Ha fatto il gran tirone, ha fatto vedere anche diciamo chi è il campione dei campioni a Shumi Legend Jay Sport. Per 8 decimi adesso il distacco è veramente di gran lunga di sicurezza. Tanto dietro c'è Kaisermat che va all'attacco di Giovi, se non erro è Giovi che è andato all'attacco di Kaisermat. No, Giovi addirittura all'attacco di Michael. Bisogna dire, Simone, che queste vacanze al mare non te stanno facendo bene oggi. Purtroppo non te stanno facendo per niente bene. Purtroppo è così. Il caldo fa brutti scherzi, così come Michael e Giovi si stanno battagliando, stanno facendo anche degli scherzi anche loro. Scambi, ricambi di posizione. Incredibile battaglia degli ultimi 5 giri. Attenzione, con adesso Jay Sport ancora davanti per portarsi a casa la seconda gara in questa Summer, la seconda vittoria di fila, diciamo, porterebbe a casa il Paul Ricard, visto così dato che ha vinto la prima, e si porterebbe a casa anche la seconda vittoria. Tanto vediamo anche Cesco. Guarda, bisognerà vedere i prossimi giri, ma credo che la gomma di Shumi stia iniziando a presentare il conto, a decadere. In questo momento gli sta veramente sopra, quindi attenzione a quello che può succedere. Potrebbe il pilota Haas passare e creare gap, perché ripetiamo, non è facile crearlo, però con una gomma più fresca questo non è così impossibile, soprattutto pensando al terzo settore, un misto dove l'appoggio della gomma è fondamentale. Cesco è fortissimo, qui è uscito come una furia e adesso si può utilizzare il DRS. Shumi si deve difendere dall'attacco di Fabio, Cesco va all'attacco di Marco Gano. E la miseria, là. Che attacco, che velocità, mamma mia, ha dovuto anche tirare fortissimo la staccata. E adesso c'è un duello veramente, anzi c'è un trenino molto interessante. Shumi, Fabio, Cesco va subito all'attacco di Fabio, va dentro e va a passare il pilota del suo compagno di squadra di questa sera, Fabio ancora all'esterno. Attenzione alla curva di Busse, dentro Cesco, rimane davanti, ne fa fuori due Cesco con questa gomma che ha 6 giri, ricordando Shumi che ne ha 8. E oh mamma mia, contatto con Fabio, andiamo a vedere se c'è stato danno. Non credo. Questi contatti non dovrebbero favorire il danno, però facci tu sapere dall'uptime se riusciamo a... Vado un attimo a vedere. Cesco sta guidando veramente molto bene, è attaccato. Ecco, Cesco è quello che può sbarigliare la situazione, perché può passare Shumi, può guadagnare e può essere, ormai credo impossibile, però due giri potrebbe costruirsi il gap di 3 secondi e mantenere la seconda posizione, sperando magari anche che gli altri dietro battaglino fra di loro, anche perché Shumi in questo momento sta facendo veramente fatica, non riesce a stringere completamente bene le curve, la sua gomma inizia a presentargli il conto. Infatti guardate Cesco come esce forte da questa curva, impressionante. Sì, grandissimo. Una percorrenza che il pilota riesce a fare rispetto agli dentro altri, addirittura all'esterno dentro passa.
Bel sorpasso di Cesco che si porta in seconda posizione e vediamo adesso se cercherà di favorire dietro del suo compagno di squadra attuale Fabio Surname e costruirsi questi 3 secondi, perché la gomma ce l'ha, la velocità ce l'ha, quindi stiamo a vedere se il pilota riuscirà a rimanere in seconda o dovrà accontentarsi di stare fuori dal podio. Di Leggio intanto passa e si porta in nona posizione, però rimaniamo qua davanti perché è una battaglia per il podio. Ma più che altro Cesco sarà quello che sarà penalizzato per via dei 3 secondi di penalità. Sprofonderebbe così facendo fino alla sesta posizione. Attenzione perché adesso è Fabio quello più minaccioso nei confronti di Sciumi. Bandiera gialla nel terzo settore. Non so. Dimmi tu chi è. Non vedo nessuno in questo momento. Non vedo nessuno. Forse una Williams di Ricky Bizzo, forse. Continua la battaglia, intanto J-Sport sta lampeggiando. J-Sport è una cosa che sostanzialmente non si vede praticamente mai, è una cosa che non esiste, invece questa sera ha fatto vedere che ha dovuto spremere tutta la batteria per riuscire a staccarsi da questo gruppetto e c'è riuscito. Però Sciumi rimane virtualmente secondo, Fabio terzo, però se Fabio passa Sciumi è un altro discorso. Sì, bisogna dire che come è già successo con Fabio, ha giocato la carta dello strappo correttamente ed è riuscito a fare il gap da fuori DRS e poi ha continuato a spingere facendo un gap Giovi, che ora lo mette al sicuro da qualsiasi tipo di recupero da parte dei piloti dietro. Oh, attenzione Giovi, Marco Cano, Giovi, Marco Cano, contatto! Contatto tra i due! Però alla fine non desiste Marco Cano, così come non molla Giovi, alla fine invece desiste Marco Cano e si mette in scia del pilota Ferrari. Ha provato a resistere ma non c'è riuscito. Giovi passa quindi in quinta posizione dietro a Fabio Surname, ma è staccato di un secondo e anche lui lampeggia. C'è Scottrisse, no vabbè, tanti 3 secondi. Questo è veramente male. Pilota purtroppo sprofonderà in più o meno, dovrebbe essere sesta, settima posizione se non vado errato, qualcosa meno forse. Vedremo quanto sarà il gap a fine gara, insomma. Però peccato, il pilota comunque ci ha fatto divertire, ha fatto vedere che il ritmo ce l'ha, quindi lo aspettiamo ben volentieri per la pre-season e poi chissà, magari anche nella nostra categoria maggiore che è la Master League, oppure vedremo un po'. Sicuramente credo, ultimo giro per J-Sport e vedremo un po' se Fabio è attaccato, Simone, è incollato, anche se comunque Sciumi avrà il DRS di Cesco. Mamma mia Fabio, incollatissimo, ti lascio a te commentare, ti lascio a te troppo. Sì, no, rimaniamo un attimo perché cioè adesso la lotta è, attenzione, c'è tornata nuova la connessione male. Di nuovo arancione, adesso gialla, di nuovo verde, è ritornata perfettamente come prima. Ok, attenzione, Sciumi si fa vedere nei confronti di Cesco. Ha guadagnato, non ha guadagnato niente nei confronti di J-Sport, sta di nuovo laggando. Non sappiamo il motivo e il perché, ma stiamo comunque registrando la gara in maniera tale che poi nel finale possiamo aggiudicare anche questa gara su YouTube. Passa Fabio nei confronti di Sciumi. Vediamo se è perché Sciumi l'ha voluto oppure perché Fabio ne ha avuto di più. In questo momento siamo alla curva Busse. Andiamo un attimo davanti con J-Sport che sta affrontando le ultime tornate, le ultime curve per portarsi a casa questa seconda gara. Sarebbe doppietta per questa sera per il pilota Ferrari. Ancora una volta J-Sport si porta a casa questo Gran Premio di Francia. Fa vedere, diciamo, il campione dei campioni di quest'anno chi è il più forte. Passa sotto la bandiera scacchia, vince J-Sport. Secondo arriva Fabio Surname, terzo Sciumi, quarto Giovi, sprofonda Cesco in settima posizione il pilota dell'As. E attenzione, bandiera gialla adesso nel terzo settore. Non so che sia successo, però qua dietro c'è un po' un finale con Gallians ed Emis, battaglia per i piloti della Prime League. E il vincitore della Prime League di quest'anno arriva ovviamente Emis davanti a Gallians e si chiude così questo Gran Premio, aspettando ovviamente Ricky Bizzo e Tex, che sono ovviamente nelle ultime tornate. Mattia, diciamo, adesso possiamo dirlo, la Summer è ufficialmente finita e adesso aspettiamo le pre-season, perché se la Summer è stata così non oso immaginare le pre-season e non oso immaginare anche il campionato. Bisogna, questa gara bisogna fare i complimenti in entrambe le percentuali 35-50 a J-Sport, perché ha fatto
vedere perché l'anno scorso ha vinto la Master League, perché quest'anno si ripresenta o per riconfermare o migliorare addirittura quello che è il suo bottino attuale, anche stabilendo magari dei record, perché so che lui è in lista per nuovi record sul fit, credo anche forse legate alle presenze, vittorie, insomma vedremo un po' la situazione come si andrà a presentare, ma ha fatto vedere esattamente perché lui ha vinto, ha fatto vedere i muscoli perché ha fatto due azzardi con muscoli pienamente tesi e questa volta ci ha fatto vedere che il braccetto non lo mette fuori dalla macchina, anzi lo tiene bello incollato al volante e ci fa vedere cosa è capace di fare. Assolutamente, quindi si conclude questa Summer League 2023 con la vittoria probabilmente del buon Shumi Legend. Non so se Marco Luconi sa qualcosa per quanto riguarda il risultato di questa Summer, comunque poi lo scopriremo nel post gara. Sì, confermo, poi controlleremo i risultati, insomma, sì. Con punti. E dunque, questa è la classifica con J-Sport che fa doppietta in questo Gran Premio. Tra l'altro si è portato a casa anche il giro veloce, quindi fa anche questo risultato. Incredibile, ottimo risultato per il pilota della Ferrari. E quindi J, Fabio e Shumi sono quelli che hanno portato a casa il podio questa sera. Io diciamo che siamo ai saluti, io ringrazio ovviamente il buon Mattia Del Corso che è stato qua con noi a commentare questa gara della Summer, grazie Tia. È stato un piacere, ci rivediamo dopo la pausa estiva. ho bisogno anch'io di vacanze ragazzi, ne ho bisogno anch'io, non te la faccio più con Benissimo. Questo caldo. Trombe d'aria ragazzi, c'è bisogno di staccare la testa, quindi andiamo tutti a divertirci. Responsabilmente, ovviamente. Benissimo. Quindi Simone fa il bravo. Sì, grazie. Ringrazio anche il buon Marco Luconi che è stato qua con noi. Grazie Marco. Grazie a te Simone, grazie a Mattia anche insomma, per la serata, per la sì. Live. Come sempre, grazie mille. Nessun problema. E niente, noi ci rivedremo ovviamente penso a settembre per le pre-season, adesso ci saranno ovviamente questa lunga pausa, non so se poi ci saranno delle social in questo mese, ma suppongo di no. Fine agosto sì. Qualche social penso di perfetto. Sì. Perfetto, e allora noi vi ringraziamo, vi mandiamo un abbraccione, una buonanotte a tutti e ci rivedremo molto presto. Ciao ciao! Ciao, buona serata a tutti, buone feste.